No, va bene. Con Riccardo Fabbri, capitano del Vez Futsal, una partita bella combattuta in finale con la Santi Junior, peccato è sfuggita negli ultimi minuti. Sì, peccato perché poteva essere il secondo successo dopo l'anno scorso, ma abbiamo fatto un grande torneo, una grande finale e abbiamo trovato dei degni avversari, complimenti a loro, una grande squadra, ha giocato benissimo, gli abbiamo dato del filo da torcere fino in fondo. E eravamo un po' stanchi entrambe le squadre alla fine, se è mancato c'è stato il dettaglio che ha fatto la differenza e sono stati più freschi di noi, hanno meritato di vincere, come sempre quando uno vince ha meritato. Tu comunque hai cercato di mettergli un po' il bastone tra le ruote perché hai tenuto con le tue reti insomma in corsa il Vez, però appunto al di là della sconfitta una squadra che comunque arriva sempre in fondo bene o male in questa manifestazione, anche nei tornei, nei vari campionati, anche nei longiornali sono stati sempre protagonisti. Ci voleva che tornare a giocare? Ci voleva dopo l'anno scorso e come dicevo prima siamo stati contenti perché noi prima di tutto siamo un gruppo di amici e ci siamo divertiti a tornare a giocare, a fare il torneo e grazie ai miei gol siamo rimasti in partita, ma io preferisco sempre la vittoria di squadra, il trofeo della squadra perché penso che il singolo si esalti nella coralità e quindi sono contento perché i miei compagni mi hanno permesso di raggiungere tutte queste reti e di tenere in partita la mia squadra. Senza di loro non sarebbe stato lo stesso e non ce l'avrei fatta, quindi complimenti a tutti, tutta la mia squadra e ancora complimenti agli avversari. Perfetto, grazie mille. Con Federico Baluardi dell'Atlante Junior, una bella vittoria nel torneo mondialito dilettanti, grazie anche alle tue reti su punizione. Grazie mille, no, è stata una gara bella, una gara tosta, siamo andati prima in vantaggio noi 2-0, poi dopo 2-2, poi loro sono addirittura andati in vantaggio, insomma è stata una gara diciamo difficile, però insomma alla fine abbiamo diciamo vinto, portato a casa il trofeo e quindi siamo molto felici. Una squadra nuova, la vostra, anche se insomma, come ben dice il nome, insomma, siete abituati a giocare a calcio a 5 e abbiamo visto anche che dal punto di vista tecnico siete molto validi. Vez, anche loro sono molto bravi, forse hanno un po' più di esperienza rispetto a voi, però appunto con le tue reti, anche con la vostra organizzazione, siete riusciti insomma a vincere una partita e poi si era messa a un certo punto anche un po' male. Sì, come ho detto prima, appunto la gara è stata molto tosta e difficile, quindi tra l'altro ci tengo a fare complimenti anche al Vez Futsal, che appunto è una squadra con grande esperienza, che diciamo da molti anni gioca qua alla Wisp, quindi insomma non è diciamo mai facile vincere con loro qui in questo campo. Noi appunto è anni ormai tanti che appunto facciamo il calcio a 5 a livello appunto semiprofessionistico, diciamo così, la prima squadra in Serie B. Noi siamo venuti qua con l'Under 19, abbiamo appunto sfruttato questo torneo diciamo per farci conoscere e quindi tra l'altro è andata più che bene. Molto bene e quindi per noi è stato molto utile per trovare diciamo dei nuovi ragazzi da far unire al nostro gruppo squadra e quindi insomma abbiamo vinto, abbiamo appunto coinvolto anche altri nuovi ragazzi e quindi siamo sicuramente molto felici. E poi era anche importante ritornare a giocare dopo lo stop, voi magari avete continuato essendo semiprofessionisti, però a livello di dilettanti calcio a 5 era certo. Bloccato. Assolutissimamente sì, io comunque ho sempre fatto queste diciamo tornei estivi qua, sono sempre stati per me molto importanti proprio per diciamo non perdere la forma, se si può dire così, perché comunque la stagione finisce a aprile, inizia comunque a settembre, quindi questa diciamo è sempre una bellissima occasione comunque per divertirci, perché secondo me l'obiettivo primario deve essere assolutissimamente questo. Credo sia stato molto importante riniziare e speriamo che sicuramente si possa andare avanti. Bene, grazie mille. Grazie. Con Nicola Pisotti, portiere del Barbagianni Carrozzeria Tirrena, è arrivata una sconfitta in finale con l'Atletico Barbieri, ma ciò poco toglie insomma il vostro percorso nel torneo, nel mondialito professionisti e comunque insomma la squadra che siete sempre in fondo a tutte le competizioni. Allora, intanto complimenti ai vincitori perché hanno fatto una grande partita, grande finale. Noi, peccato si è regalato il primo tempo e poi hanno corso dal primo all'ultimo minuto. Peccato, si era quasi ripresa, poi qualche errore anche di concentrazione ci ha un pochino tagliato le gambe, però peccato. Comunque dopo un bel filotto di anni diciamo ci si prende una pausa in questa finale, però dispiace, però onore ai vincitori.
sì, infatti voi siete storicamente la squadra che nell'ultimo periodo aveva dominato il torneo professionisti, comunque si è arrivato in fondo anche quest'anno, qua hai detto giustamente te, una partenza un po' a handicap, i primi tre gol presi, poi l'avevate rimessa in pista, però effettivamente anche Teo Barbieri è uscito fuori anche dopo la distanza. Sì, hanno fatto girare parecchio il pallone e il secondo tempo diciamo avevamo meno birra rispetto a loro. Primo tempo siamo andati sotto di 3-0 e secondo me lì è stato un pochino, non la mazzata, però il coso che ci ha un pochino intimorito, perché recuperarle non era facile contro loro. Poi al secondo tempo diciamo si era rientrati in carreggiata, però poi stanchezza, imprecisione su un rigore doppio palo, vabbè, peccato, bravi loro comunque. Al di là appunto della partita, che secondo me onore a entrambe le squadre veramente, perché sono due delle più belle espressioni del calcio WISP. È finita la stagione estiva dove siamo tornati a giocare dopo tanto tempo. Qual è il bilancio poi al di là del vincere o del perdere in campo? Sa, il bilancio intanto riprendere a giocare è una vittoria. Ora bisogna vedere, passate all'estate, le vacanze, che succederà. Che anche l'anno scorso mi ricordo nell'intervista mi facessi la stessa domanda e io mi sbilanciai e poi chiusero tutto. Non è che ho portato male io. Sicché ecco, diciamo, non dico niente, però con i vaccini e tutto mi auguro che si possa, ecco, continuare, no? Iniziare a settembre, poi finire a ottobre e riprendere a giugno del prossimo anno. Ecco. Me l'auguro per tutti. Rimaniamo cauti, aspettiamo con speranza. Sì, diciamo. Sì, speranza no, perché non mi sta simpatia. E comunque complimenti ancora e grazie. Grazie, ciao. Con Matteo Montagnani e Gennaro Di Sauro, il vostro approdo alla Teo Barbieri ha portato subito bene, subito la vittoria del mondialito professionista. Parte Di Sauro, è il tattico della squadra. Ci siamo uniti a questo gruppo al torneo Primavera, loro erano già una grande squadra, sono un grande gruppo soprattutto. Noi abbiamo dato qualcosina di più forse a livello tecnico, ma loro già erano molto molto forti, molto... Un bel gruppo. Partita sì, subito bene con le due reti di Matteo, poi nella seconda parte, tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, era rientrato un po' il Barbagianni, c'è stato anche tutto Zampino, quel bel tiro di punta, insomma, a suggellare questa vittoria. No, sì, ma sapevamo che loro, una grande squadra, tutti ragazzi forti, e poi c'era il liberale davanti, ci facevamo pazzi e niente, siamo divertiti, è stata una bella partita e niente. Vogliamo salutare il presidentissimo, il Barbiere, che stasera non c'era e c'è anche chi è tornato prima dalle ferie per giocare questa finale, quindi due ragazzi, siamo venuti anche da fuori con l'aereo, quindi un grande gruppo, esatto, davvero. Un bel gruppo, grande gruppo. Quella cosa fa la differenza. Anche perché partecipazione, c'era tanta voglia di tornare a giocare dopo purtroppo lo stop del campionato invernale. Insomma, la stagione estiva volge al termine, ora ci sarà diciamo l'epilogo con il torneo di Istria Paese Divino. Però è tempo di poter fare anche un bilancio di stagione, come è andato? Ma diciamo che è andato abbastanza bene. Ora ci dovevamo riscattare per quest'estate di questo torneo e anche per un campionato un po' che ci mancava, diciamo, ecco, come l'ultimo purtroppo per pandemia, quindi diciamo ci dovevamo riscattare e l'abbiamo fatto questa sera. Sì, soprattutto ci mancava di tornare a giocare a calcetto, ci mancavano due anni di poter fare una competizione bella e quindi e questi sono quelli che hanno vinto, guarda il faccio. È importante appunto di avere vittorie e sconfitte, ma ecco, la partecipazione, il gruppo, assolutamente, il ritrovarsi per poter passare un'ora, due ore di spensieratezza. Ah, certo, sì, ma infatti a noi ci ha fatto più che piacere iniziare a giocare con loro, sono un gruppo fantastico e siamo veramente contenti di farne parte, ma sia anche quando giocavamo contro, stesso discorso, ci piaceva giocare contro e adesso ci fa ancora più piacere giocare insieme. Sì, soprattutto perché alla fine non siamo professionisti, lo facciamo tutti per divertimento, quindi questo è un momento di aggregazione. È bello essere tornati a giocare, quindi grazie. Grazie a voi. Con Massimo Maghizzani, vicepresidente WISP, siamo nel mente della finalissima del torneo professionisti del Mondialito. È già tempo di fare i bilanci, visto che stasera si conclude il Mondialito di Grosseto e anche il torneo di Sempreverde sono gli ultimi della stagione estiva. Sì, con stasera si chiude diciamo la stagione estiva, siamo partiti il 10 di maggio, è stata intensa. Stasera con la finale del torneo di calcio a 5 dilettanti e il torneo dei professionisti si chiude diciamo la stagione estiva, anche se tra non molto, credo una settimana, 10 giorni,
ripartirà un altro torneo, il torneo Paese di Vino, ormai un classico nostro, che quest'anno per la prima volta si disputerà qui nei nostri impianti anziché a Istia per problemi del loro campo, ma comunque diciamo che fermi staremo poco. E appunto, comunque l'attività si è svolta abbastanza bene con tanti tornei in tutta la provincia, insomma il movimento del calcio a 5 dopo il periodo di pandemia insomma è ripartito. Sì, siamo soddisfatti, siamo stati presenti più o meno in tutta la provincia, i vari paesi, diciamo abbiamo fatto stasera, ecco appunto si concludeva il torneo anche a Sempruniano, c'era la finale questa sera, e abbiamo fatto il torneo a Roccalbegna, abbiamo fatto il torneo a Follonica, Portercole, Roccastrada, siamo stati a Monterotondo, quindi diciamo abbiamo preso diciamo in piena totalità tutta la nostra provincia. Si spera a settembre di ripartire con altrettanto assiduità di calcio a 5, ma anche e soprattutto con il calcio a 11, che diciamo è stato quello che nella nostra attività è stato più penalizzato di tutti, che siamo ormai fermi da quasi 2 anni, ma si conta onestamente di ripartire a settembre, c'è proprio questa voglia da parte un po' di tutti, insomma. Sì, anche appunto le squadre fremono per poter ripartire, però sappiamo i protocolli, il problema insomma non da poco conto con la pandemia, però ecco il calcio in generale, il calcio a 5 ma anche il calcio a 11 della WISP insomma è sempre un volano per tante squadre che vogliono giocare, per tanti giocatori che si vogliono mettere sia in mostra ma anche in forma fisica. Sì, io ripeto, spero che con il vaccino e insomma tutte le dovute accortezze del caso si possa riprendere, anche perché veramente c'è la necessità e la voglia di ripartire, insomma. Bene, grazie mille.